Ciao, buongiorno Fabio. Allora, ci avviamo. Cominciamo. Abbiamo cominciamo. Tutto quello che serve. Abbiamo tutto, cominciamo. Partiamo. E dietro è stato sporco, così tordo. Sì. Sì, certo. C'è niente, andiamo benissimo. Arriva, trova, sì, trova il bosco. Perché vedi tutte le piante, vedi, e sopra sono i secchi, sono tutte tagliate belle pulite davanti, e sopra vedi sono i secchi dove gli uccelli si posano, e la parte bassa posatoi, esatto, che noi chiamiamo le filarene, in modo che gli uccelli, soprattutto i tordi, si appoggiano volentieri. Certo. Thank you.
vapore. Ah, preso tu giù, via. Ottobre tornano i migratori e le grandi tradizioni. Questa infatti è una giornata particolare, proprio all'insegna della storia e della tradizione italiana, caccia d'appostamento ai tordi con doppiette poli. E cosa c'è di meglio di cacciare con dei fucili in compagnia di colui che li produce manualmente? Siamo infatti con Tiziano Poli e con un suo prezioso collaboratore, nonché proprietario dell'appostamento che è stato il protagonista di questa bellissima giornata, Stefano Zanetti. Allora Tiziano, abbiamo utilizzato tre diverse doppiette in tre diversi calibri perché le distanze di tiro qui possono variare dal tiro più avvicinato al tiro medio e al tiro estremamente lontano. Chiaramente per il tiro ravvicinato abbiamo usato una doppiettina in calibro 28. Innanzitutto Fabio deve, la caratteristica principale di una doppietta da capanno deve essere tassativamente bigrillo. Per poter sparare la prima canna, che è normalmente la meno strozzata da vicino, e per sparare la canna sinistra lontano. E soprattutto un'altra credenziale che deve avere una doppietta da capanno è l'estrazione manuale, per evitare che quando apri il fucile ci sia l'aietto che provoca ulteriore rumore. In questo caso vi presento l'Amber, che è la nostra nuova doppiettina in calibro 28, appena uscita praticamente quest'anno. L'abbiamo presentata nelle varie fiere nel 2019, dove la caratteristica principale è proprio la leggerezza, la linea, che tra l'altro questa è una doppietta calibro 28 su una bascula del calibro 410. Quindi un'ottimizzazione anche delle proporzioni del brandeggio. Molto leggera, perché pesa 2,1 kg, con le canne non innestate, una cosa molto importante soprattutto per il purista, l'amante della doppietta, non vede l'innesto, sono canne integrali, non sono demi-block ma sono a coda di rondine, sono integrali, il che la rende molto elegante e molto ben slanciata.
Dopo, come la doppietta che hai in mano te, per esempio, una doppietta lapis, ice, ghiaccio, calibro 20. Ghiaccio perché, vedi, la caratteristica di questa doppietta è che è completamente liscia, non ha nessun tipo di incisione. Ha due o tre procedimenti termici, c'è il trattamento della tempra, poi viene tirata completamente a mano con le varie tele, per poi essere cromata, ritirata ulteriormente e poi alla fine viene spazzolata con una spazzola lucida e con la tela 1000 per dargli questo contrasto, questo proprio colore del ghiaccio. Bellissima, chiudiamo la serie con la tua di proprietà, Stefano, che è... Questa è una mia doppietta calibro 12, una nostra doppietta modello, diciamo, base, però grande, una grande doppietta personalizzata. Ottimo, per il capanno, per i tiri lunghi è un gran bel fucile. Personalizzata come, diciamo, come tutte le ma come tutte le nostre doppiette, la caratteristica che ci contraddistingue è proprio quella di poter adattare in base alle esigenze sia tecniche che soprattutto fisiche, perché noi adesso si sta parlando del capanno, chiaramente è meno importante il discorso di piega, importante ma non come quando tu fai una doppietta che devi sparare al volo, tu hai bisogno del tiro all'imbracciata, allora lì bisogna entrare un attimino nel dettaglio, soprattutto per un discorso del calcio. Anche nel capanno bisogna avere la sua certa personalizzazione, dopo normalmente viene preziosita da vari tipi di incisione che la rendono proprio unica. Ogni doppietta delle nostre non ce n'è mai una uguale all'altra. Anche perché queste sono doppiette che noi abbiamo utilizzato adesso al capanno, ma ovviamente si prestano anche per leggerezza e per altre caratteristiche anche alla caccia vagante. Soprattutto alla caccia vagante, esatto. Soprattutto chiaramente per la caccia vagante ha altre caratteristiche tecniche, prevalentemente noi vediamo che negli ultimi anni richiedono molto le armi con le canne corte e molto larghe, soprattutto per la caccia nel bosco, vuoi in primis la bycaccia e per qualsiasi altro tipo di caccia con il cane. Inutile dire, Tiziana, a parole come vadano e che vadano bene questi fucili, perché lo dimostriamo oggi, come sempre, noi con le immagini. Possiamo solo complimentarci con te e con Stefano, soprattutto con te, Stefano, per davvero la passione, la competenza, la dedizione che abbiamo visto dedicata a questa tipologia di caccia, e spero che dal video davvero possano trasparire tutti i dettagli davvero curati, con minuzia e con impegno e passione durante tutto l'arco dell'anno, credo, in questa tipologia di caccia. Tutto l'anno. Non hai né sabato né domenica, perché alla fine se hai il tempo libero, ti piace, vieni su, hai sempre le piante, hai il gabbione, hai gli uccelli che lascio sempre qui all'esterno, da sempre da curare. C'è tanto da fare, tanto e alla fine non è mai abbastanza. Però posso dirti che hai davvero ricreato un giardino perfetto all'interno invece di quella che è una natura davvero selvaggia. E... io lo chiamo il giardino dell'Eden. Per i cacciatori che capiscono a cosa ci riferiamo, lo è sicuramente. Esatto.